The first Christmas she ever will know won't be about Santa and reindeer and snow. She'll wonder perhaps what the fuss is about. Il freddo vento invernale soffiava sopra i boschi della Finlandia. Una pesante coltre di neve ricopriva i pochi alberi che erano rimasti in piedi in seguito al fortissimo improvviso vento che c'era stato all'inizio dell'inverno. Molti gnomi, che sono soliti costruire le loro case in cima agli alberi, avevano perso la propria casa e ne avevano costruita una provvisoria ai piedi degli alberi rimasti. Durante quel rigido e burrascoso inverno, tutti gli gnomi si erano rifugiati al caldo delle loro case improvvisate. Soltanto lo gnomo Teo, un abitante di quei boschi la cui casa era stata battuta dal forte vento, si era messo ormai da giorni in cammino, nonostante le intemperie, spinto da un unico desiderio: ritrovare il suo regalo di Natale perduto. Camminando, Teo raggiunse la casa di Babbo Natale nella lontana Lapponia. Teo, che cosa fai qui? È successo qualcosa? Caro Babbo Natale, sono disperato. Quest'anno non ho ricevuto il mio regalo. Perché? Ho forse commesso qualche cattiva azione? Se tu ne avessi commessa una, avresti dovuto ricevere una mia lettera di spiegazioni e anche del carbone zuccherato e impacchettato da parte della signora Befana. Sai, quest'anno ci siamo divisi il lavoro così. Ma io non ho ricevuto nessuna lettera. Anche a me non sembra di averne spedita una nel tuo villaggio. Va bene che voi gnomi della neve siete famosi per gli scherzi che vi divertite a fare agli umani, ma avete anche un animo buono. Possibile che il tuo regalo sia andato perduto? È proprio quello che temo, purtroppo. Sono venuto fin qui a chiederti se possiamo fare qualcosa per recuperarlo. Naturalmente. Intanto entra dentro la mia casa. Fuori fa così freddo. Eccoci qua, caro Teo. Benvenuto nella mia umile dimora. Vieni, seguimi, prima di scendere nel magazzino degli oggetti smarriti. Ti faccio fare un piccolo tour. Qui c'è la cucina, poi il salotto e il cortile del grande albero di Natale. Sai, Teo, normalmente gli abeti rossi possono raggiungere i 60 metri di altezza. Questo è alto ben 70 metri. Io e i miei aiutanti lo trattiamo bene. Ogni inverno brilla di neve e di brina. Purtroppo non ci sono più tanti alberi così in giro per il mondo. Ah, non farci caso, sono proprio un vecchio brontolone. Noi gnomi del villaggio ti vogliamo bene anche per questo, Babbo Natale. Ma tornando al mio regalo... Quanta fretta! Non mi sei mai sembrato un gnomo avido, Teo. L'urgenza della tua voce mi fa pensare che questo regalo, che non hai ricevuto, fosse davvero qualcosa di importante. O mi sbaglio? No, Babbo Natale, non ti sbagli. Si tratta di qualcosa di molto, molto importante. Dopotutto ti capisco, Teo. Anche io ho sempre fretta. Ogni anno devo consegnare regali a tutti i bambini del mondo. Riesci a immaginarlo? Hai degli aiutanti? Moltissimi. Renne, folletti, gnomi, genitori
nonni. Poi ho tanti colleghi in giro per il mondo. Per esempio, in Russia lavora un mio caro amico che chiamano Nonno Gelo. Io pensavo che ti occupassi da solo di tutto. Sono Babbo Natale, caro Teo, non un mago. Il prossimo anno posso venire anch'io ad aiutarti? Sarebbe bellissimo poter portare gioia anche ad un solo bambino. Un solo bambino? Mille! Mille? Mille bambini! Mi spiego meglio. Ogni aiutante di Babbo Natale deve portare i regali ad almeno 1.000 bambini. Dovete essere molto ben organizzati per riuscire a portare i regali a tutti i bambini del mondo ogni anno e in una sola notte. Certamente, ma gli errori possono capitare a chiunque. E quindi eccoci qua. Questo che vedi è il magazzino degli oggetti smarriti. Ma ce ne sono a migliaia! Come faremo a trovare il mio regalo? Sono veramente tanti! Io non ci riuscirò mai! Su via, Teo, non disperare! Vedrai che ci riuscirai! Servirà solamente un pochino di pazienza. Un pochino di pazienza? Tu dici così perché i tuoi occhi ormai sono abituati a queste montagne di regali. Sono sicuro che è da un pezzo che non li conti più. Beh, forse sì, ma non è questo che importa adesso. Se vuoi riprenderti il regalo, fai pure come fossi a casa tua. Io devo cominciare a organizzarmi per i regali del prossimo anno. Sai, le richieste sono tante, anzi, tantissime. E poi ci sono le renne, i folletti e tutti gli altri aiutanti a cui badare. Ma come, Babbo Natale? Vuoi dire che dovrò mettermi a cercare in questa enorme montagna di regali senza il tuo aiuto? Sì, Teo. Un ognomo come te dovrà pur sapersela cavare da solo. Prima di cominciare, però, ci sono alcune raccomandazioni che devo farti e a cui dovrai prestare moltissima attenzione. Spero non siano tante come questi regali smarriti. Quali sono queste raccomandazioni? Devi sapere, Teo, che il magazzino non è un semplice ripostiglio, per quanto immenso possa essere. In realtà è una creatura viva e capricciosa. Ovviamente, essendo un magazzino, non si può muovere, ma è molto affamato delle storie del mondo. E con questo cosa vuoi dire? Dovrò raccontare una storia al magazzino? Lo so, Teo, ti sembrerà strano, ma dopo aver ascoltato una storia, diventa subito più collaborativo e magicamente si apriranno delle porte che non avresti mai trovato da solo. D'accordo, ci proverò. Allora, vediamo. Felice di conoscerti, signor magazzino. So che conservi tutti i regali andati perduti e sai bene che ogni regalo porta con sé una storia. Se ti racconto la mia, forse potrai aiutarmi a ritrovare il mio regalo perduto. Io sono Teo, un ognomo dei boschi innevati. Vivo in un piccolo villaggio sugli alberi, o meglio, vivevo. La mia casetta era piccola ma accogliente. All'inizio dell'inverno, infatti, un vento fortissimo ha abbattuto molti alberi. Devi sapere che noi gnomi costruiamo le nostre case sugli alberi, perciò insieme agli alberi sono andate distrutte anche molte nostre case, tra cui la mia. Credo sia per questo motivo che il mio regalo di Natale non è stato consegnato. Dato che la mia casa è stata distrutta, Babbo Natale e i suoi aiutanti non hanno potuto trovarla. Non sono potuto partire subito per venire qui in Lapponia, perché c'è stato molto da fare dopo la bufera. Adesso ricordo.
Avrei dovuto consegnare quel regalo io stesso. Ho cercato su ogni albero il tuo nome, senza però trovarlo. Sono molto dispiaciuto di sentire quello che è successo nel tuo villaggio. Grazie Babbo Natale. Aiutandoci gli uni con gli altri, siamo riusciti a riparare i danni. Per un po' di tempo abbiamo vissuto dentro delle casette costruite ai piedi degli alberi e abbiamo fatto amicizia con gli animali del bosco. Nonostante l'ottima compagnia, ho cominciato presto a sentire la nostalgia per la mia casetta sulla cima dell'albero. Teo, guarda, avevi notato quella porticina laggiù in fondo? Andiamo a guardare. Ma non dovevi occuparti dei regali di Natale del prossimo anno? La tua storia mi ha fatto capire che non posso occuparmi dei regali del prossimo anno se devo ancora occuparmi dei regali perduti dell'anno scorso. Sapevo che mi avresti aiutato. In fondo sei tanto buono. Andiamo! Ti seguo anche se con un po' di sforzo. Non ho mai capito perché costruiscono delle porte così strette. Sono rimasto incastrato. Dammi solo qualche minuto. Intanto, dimmi cosa vedi nella stanza. Qui ci sono solo vecchie pergamene, ma non vedo bene, è buio. Ho bisogno di un attimo di concentrazione. Che spavento! Ma cos'è questa luce verde? Un piccolo incantesimo. Ho evocato questa fiammella verde che illumina, ma non brucia. Sarebbe molto utile per me. Mi puoi insegnare? Segreto di famiglia, mi dispiace. Vediamo un po'. Sì, qui ci sono solo pergamene. Ma cos'è questo librone? Sembra un libro sulle piante e sui fiori. Oh, interessante. In questa pagina ci sono proprio gli stessi alberi e la stessa vegetazione del nostro bosco prima della bufera. Consigli su come piantare e far crescere nuovi alberelli. Te lo posso prestare, Teo, se desideri. Ma c'è altro nella stanza? No, aspetta, ci sono delle scale, un'infinità di scale. Partono da punti diversi e conducono in diverse direzioni. Babbo Natale, quale di queste dovrò scendere per arrivare al mio regalo? Questa casa è piena di tranelli e incantesimi. E questo è proprio uno dei tanti. Solo con le tue forze e la tua determinazione potrai riuscire a decidere quale sia la strada giusta da percorrere. Poiché è il tuo regalo, soltanto tu puoi trovarlo. Ma come faccio? Dovrà pure esserci un indizio. Se continui a cercare, lo troverai. Fidati del tuo istinto, Teo. Ecco, faccio un po' di luce su questa pergamena. Niente, vediamo quest'altra. Oh, che bel disegno della renna Rudolph. Aspetta, quella pergamena là in fondo sembra sprigionare una debole luce. Allora, la pergamena dice: se il regalo perduto vuoi trovare, la risposta ad un indovinello dovrai trovare. Ecco, ci mancava solo l'indovinello. Sto sul grano e sopra un fosso. Non mi brucio, ma il fuoco indosso. Cosa sta sul grano? Cosa sta sopra un fosso? Deve essere qualcosa in grado di volare. Non mi brucio, ma il fuoco indosso. Forse significa che è luminosa, come il fuoco. Vediamo se questa risposta può funzionare. Lucciola. Niente? Oh, cos'è questa piccola luce tra le pergamene? È una lucciola, sembra piuttosto agitata e veloce. Forse devo seguirla.
Aspettami, Teo. Babbo Natale, qui ci sono delle scale e un corridoio. In fondo mi sembra di vedere una porta illuminata. Prosegui, io ti raggiungo. Devo riprendere fiato. C'è qualcosa di strano in questo corridoio. È buio e stretto e alle pareti sono appesi tanti quadri raffiguranti dei ritratti che mi guardano con severità. E sembrano vivi. La luce è debole, ma possibile che i quadri mi stiano parlando? Questo signore col panciotto, per esempio, che mi guarda corrucciato sotto le sue folte sopracciglia, sembra che mi stia dicendo: questo corridoio non ti condurrà da nessuna parte. È meglio se torni indietro e rinunci alla tua piccola impresa. Non continuare, perderai solo tempo. E se avesse ragione? No, non devo rinunciare, troverò il mio regalo. Cosa? Questo ritratto di signora con un buffo copricapo mi sta dicendo che troverò soltanto delusioni. Ma io lo so che sta mentendo. E anche te, signore, con baffi all'insù, taci, non vi ascolterò. Lo sguardo severo e le parole scoraggianti di questi ritratti sono soltanto la dimostrazione di quello che mi ha detto Babbo Natale. Mi aveva avvertito che ci sarebbero state delle insidie lungo la strada. Non starli ad ascoltare, Teo. Non l'ho fatto. Adesso vado avanti e apro la porta. Chissà cosa ci sarà. Che meraviglia! Una montagna di regali! Sono tutti regali perduti? Ma come hai fatto a perdere tutti questi regali, Babbo Natale? Non perdiamoci nei dettagli. Comincia a cercare il tuo regalo. Sarà divertente. Cinque ore dopo. Non ci posso credere, l'ho trovato. C'è scritto per il piccolo gnomo Teo, con affetto da Babbo Natale. Forza, aprilo, te lo sei meritato. Lo scarto subito. È proprio lui, un giovane albero da piantare nella mia foresta. Piano piano tornerà verde e rigoglioso come era prima della bufera. Sì, Teo, sarà quello che accadrà. Ora che ci penso, tutti voi gnomi mi avete chiesto lo stesso regalo. Ognuno di voi mi ha chiesto un piccolo albero da piantare. Che felicità e che stanchezza! Mi sdraio un secondo in mezzo a questa montagna di regali. Oh, questo pacchetto è molto soffice. Cosa c'è dentro? Un cuscino? È davvero molto soffice e io sono molto stanco. 8 ore di sonno dopo. Buongiorno Teo. Alla fine ce l'hai fatta. Ebbene, ti piace il tuo regalo? Sì, è bellissimo. Grazie, Babbo Natale. Oh, sono contento che ti sia piaciuto. Adesso però è meglio che vada. La strada del ritorno è lunga. Prima di andare, posso chiederti un'ultima cosa? Sentiamo. Giusto per prudenza, posso già consegnarti la letterina per il prossimo anno? Ho, ho, ho! Merry Christmas! The first Christmas she ever will know won't be about Santa and reindeer and snow. She'll wonder perhaps what the fuss is about. A little time left yet before she finds out. La 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 la. She won't.